quando ho incontrato Holmes a Regent's Park, mi fu naturale essere sincera, a dispetto della mia vita. Quell'uomo è ammirevole. In vecchiaia ha assunto anche un aspetto da saggio. La sua indifferenza nei confronti della sua imminente morte mi stupiva e mi affascinava. Quanto avrei potuto imparare da lui. Nonostante avessi voluto rivederlo anche il giorno successivo, mi ero presa un po' di tempo perché aver saputo della sua avventura con quel dottor Jekyll mi incuriosiva e mi fece balenare un'idea. Così la mattina seguente andai in Queen Anne Street per una visita a sorpresa. Buongiorno. Desidera? Voi dovete essere Mary, la moglie del dottor Watson. È un piacere conoscervi di persona. Mi scuso il mancato preavviso, ma ho una grande urgenza di parlare con vostro marito per una storia di quasi 40 anni fa. Mi aspetti qui. Devo avvisarlo prima. Jay, c'è una donna che chiede di te. Cosa significa? Chi è? Te lo chiedo io chi sia. Ha detto che è una tua vecchia conoscenza. Potrebbe essere chiunque, una mia vecchia paziente o... O una di quelle tue amiche che più di una volta sono venute qui a reclamare un padre per i loro figli. Holmes ha sempre dimostrato la mia totale innocenza e sai quanto lui sia onesto e infallibile. Falla entrare così vediamo chi è e sapremo che cosa vuole. Alice, fai entrare la signora. Certo, signora. Dottor Watson? Sì, sono io, con chi ho il piacere. Ma è un vero piacere rivedervi dopo tutti questi anni. Jack? Non si chiama John? Sì, è mia moglie che mi chiama sempre Jack. Comunque non mi sembra di ricordare, anche se ho l'impressione di conoscerla. Sono passati 40 anni dall'unica volta in cui ci vedemmo. Sono Irene Adler. Irene... Adler! Finalmente ho modo di conoscerla di persona. Con mia moglie Mary vi siete già conosciute, vero? A cosa devo la visita? Mi sembra dovuto. Non immaginate quanta pubblicità mi faceste quando pubblicaste il racconto che mi riguardava. Non solo, mi fece sapere che sono stata l'unica donna ad interessare il cuore di Sherlock Holmes. Ma una volta risaputa la mia vecchia relazione con l'allora re di Boemia, tutti i teatri del vecchio continente mi chiamarono nuovamente a cantare o addirittura a recitare, aiutandomi anche col mio vero lavoro. Ora che mi sono nuovamente stabilita a Londra e saputo dove abitavate, mi sembrava un obbligo farvi visita. Non immaginavo che la vostra nuova vita artistica fosse merito del mio racconto. Ne sono lusingato. Ma come avete scoperto dove abitavo? È stato Holmes a dirmi dove abitavate. L'ho incontrato ieri mentre tornavo dalla mia abituale passeggiata a Regent's Park. Credevo di svenire. Pensavo fosse morto realmente fra le montagne svizzere, che i successivi racconti fossero casi precedenti alla sua morte, ma riambientati negli anni in cui vennero pubblicati. E lei che abitava nuovamente a Baker Street, l'improvvisa scomparsa di sua moglie dai racconti, e suonava tutto troppo forzato. Fu così che Jack cancellò me, l'amore di una vita, dalla sua vita romanzesca. Mio marito dice che non sapeva più che scuse inventarsi per trovarsi ogni volta con Holmes. E mai con sua moglie. E i nostri figli? Qualcuno oltre noi li conosce? Ho dovuto minacciarlo di divorzio per farmi ritornare nei suoi racconti. Secondo me l'intento fu quello di far credere di essere nuovamente scapolo per poter... Mary, ancora con questa storia. Signora Adler, ci perdoni. Non si preoccupi, mi avete ricordato le discussioni avute col mio secondo marito. Ero molto più giovane di lui e capitava spesso fosse geloso. Devo dire di essergli sempre stata fedele. Quasi sempre. Ho ceduto una sola volta in Francia. Oh, scusatemi, certe volte dimentico di non essere più nel continente. Ieri ho parlato a lungo con Holmes, mi ha raccontato le cause della messa in scena della sua morte e della sua malattia che lo sta logorando. Malattia? Non diciamo sciocchezze. Ho visto Holmes 2 mesi fa, prima che partisse per seguire un caso nelle Highland, e stava benissimo. Mi scusi se la contraddico, dottore, ma Holmes mi ha confessato che è stato ricoverato a lungo al Bart. Credo di aver capito che abbia un tumore ai polmoni. Ma io l'avrei sicuramente saputo dai miei colleghi se Holmes fosse stato ricoverato in qualsiasi ospedale di Londra. Dimentica forse la sua abilità nel travestirsi? Non c'è da meravigliarsi.
Non si sa quanto mi sarei preoccupato per lui. Ho cercato di tenermelo nascosto. Oltretutto, quando ci vediamo ha sempre un ottimo aspetto. Non mi ha mai dato l'impressione del malato. E anche se non esercito più danni, sono ancora un medico e so riconoscere i sintomi di un tumore. Non c'è da meravigliarsi neppure che abbia un buon aspetto. Sicuramente si aiuta con qualche sostanza anestetica. Io stessa l'ho visto star male e dopo essersi appartato per pochi minuti è tornato brillante e spiritoso come se non fosse mai accaduto nulla. Morfina o qualche altra diavoleria che deve aver inventato lui stesso a base di quei dannati alcaloidi che non ha mai smesso di usare. Non è solo per parlare della salute del vostro amico che sono venuta da voi. Holmes desidererebbe che si scrivesse su uno dei casi che voi dovreste aver appuntato, ma che non avete mai dato alle stampe. Quale caso? Quello del dottor Jekyll. Ma voi siete sicura che proprio lui abbia chiesto una cosa simile? Non me lo ha chiesto espressamente, ma ha affermato che sarebbe stato un giusto epitaffio per lui e io vorrei assecondare il suo desiderio. No, non ne sono in grado. Conservo ancora gli appunti di quel periodo, ma sono talmente schematici che non so cosa potrò costruirci sopra. Poi non sono edotto di tutti i fatti. Infatti, il signor Holmes mi ha detto che parte della storia la conosce l'avvocato Utterson e ho intenzione di andare a parlare anche con lui. Mia cara signora, sarà meglio che ci rinunciate allora. L'avvocato Utterson non riceverebbe mai una donna da sola, a meno che l'età non abbia completamente cambiato. Tu che ne dici, cara? Penso che se Sherlock Holmes lo desidera davvero, dovremo fare il possibile per accontentarlo, anche se ci costerà fatica e dolore ricordare quei fatti. Dopotutto è il tuo migliore amico e dobbiamo a lui se ci siamo incontrati. Sì, credo che tu abbia ragione. Sì, credo proprio che dovresti accompagnare la signora Adler dall'avvocato Utterson. Più tardi passerà a visitarci John. John è il nostro primo nipote. Chiederemo a lui di fissare un appuntamento con l'avvocato e di avvertire la signora Adler. Se mi darete l'onore di ospitarvi per pranzo, posso iniziare subito a raccontarvi come iniziò la storia. Almeno per quanto mi riguarda. Vi ringrazio infinitamente, ma dovrei avvisare la mia domestica di non aspettarmi. Se avete un telefono, potete chiamarla. Grazie. Nicole, volevo avvertirti che non torno a pranzo. Prenditi la giornata libera. A presto. Bene, mentre aspettiamo John inizierò a raccontare la faccenda. Purtroppo sono cose che si ricordano anche senza appunti. Mi ero appena sposato con Mary nel 1889 e ad aprile... Ci siamo sposati il 4 marzo 1888. Cose che dovresti ricordare senza appunti. Pensi che nel romanzo dove racconta come ci siamo conosciuti è riuscito a sbagliare l'anno. È venuto tutto nel 1887 e non nell'88. Beh, con te non posso prendermi nessuna licenza poetica. Comunque dopo il mio matrimonio con Mary riuscii ad aprire il mio studio medico nei pressi di Paddington Station. All'inizio di settembre ricevetti un telegramma del mio vecchio amico Stanford che saputa la notizia dell'apertura del mio studio, mi invitò a unirmi al Medical and Surgeon Royal Club, che si sarebbe svolto la sera stessa presso la Banqueting House. Ed è da qui che ebbe inizio la raccapricciante storia.